Comandante Deliseo, il cambio della guardia, comando provinciale di Avellino, lei va a Salerno, arriva il comandante Ponticelli, il bilancio del suo incarico qui in Irpinia. Bilancio positivo sia all'interno del comando che all'esterno nei rapporti con gli altri enti. All'interno abbiamo creato insieme con i miei collaboratori un clima di serenità, di partecipazione, ma soprattutto di condivisione dell'obiettivo. Il nostro obiettivo principale è stato quello di portare soccorso alle persone e di diffondere sul territorio la cultura della sicurezza e della prevenzione. Quindi direi che per me è positivo, poi lascio agli altri la valutazione. Sotto il profilo della prevenzione e della sicurezza, qual è l'evento al quale è più legato il comandante Deliseo? Penso che l'evento più importante che ha richiesto un particolare sforzo è stata la celebrazione dell'anniversario degli 80 anni dei Vigili del Fuoco, dove veramente la nostra piccola macchina del comando è stata messa a dura prova perché tutti hanno dovuto lavorare e partecipare per raggiungere un buon risultato che credo ci sia stato. E poi ovviamente ci sono tutti gli interventi, in particolare non dimenticherò mai l'impegno delle squadre sugli incendi boschivi nel 2017. Sperando che una situazione simile non si ripeta per gli anni prossimi, perché veramente ci ha trovato con molto disagio. Nel suo incarico ha avuto modo anche di apprezzare il legame tra la comunità irpina e il Corpo dei Vigili del Fuoco? Assolutamente sì. Io sia negli interventi, sia nei rapporti, ecco, seminari, incontri, ho notato proprio che c'è un grande amore della popolazione verso i Vigili del Fuoco e questo è un grande motivo di orgoglio che sicuramente il nuovo comandante porterà avanti, perché il rapporto con la città è fondamentale per noi. Noi lavoriamo per gli altri, i nostri clienti sono le persone, gli utenti, e quindi dovremo sempre dare il massimo per venire incontro alle esigenze delle persone.